Sono nata in una piccola paese della Visia. L'Irnesso era il nome della mia città e fu qui che io vissi i miei anni migliori. Il mio era un popolo mite, Brise, mio padre, era il re. La mia gente viveva felice e molti erano i giorni di festa. Fin da bambina, da molto tempo prima di essere una sacerdotessa di Apollo, sulle mura della mia città io avevo il mio angolo segreto dove mi rifugiavo, specialmente quando la musica delle lire e le risa e i rumori delle feste si assopivano tra i fumi del stroppo vino, mentre intorno si diffondeva un magico silenzio. Allora, nelle notti serene, ascoltavo il canto del mare e il profumo del rosmarino che saliva dalla macchia delle nostre coste dorate. La musica del mare era un soffio antico, la sua voce di una semplicità assoluta. La mia mente allora si liberava da qualsiasi pensiero e se chiudevo gli occhi mi sembrava di ondeggiare come se fossi una barca leggera fatta di sottile pergamena. E i sogni sospingevano la mia piccola vela. Così dolce era il vento, così delicate le onde. Fu in una di queste notti che il mio sogno di soprassalto si interruppe. Strani rumori sconosciuti come di ferro salivano dal mare. Quella notte forse gli dèi si nascosero. Quella notte divenne livida. Io ebbi paura. Non capivo ancora perché, ma ebbi paura. Invocai Apollo, con i versi dell'antica preghiera tramandata dall'Irno, il fondatore della mia città, figlio di Anchise e Afrodite. Ascolta, ascolta la mia preghiera, grande medico, grande uccisore di serpenti, artefice di pestilenze e di salute su tutti gli uomini e tutti gli animali. Salvaci, potente Apollo, dal male e dal dolore, e io ti farò grande sacrificio di buoi. Accetta la mia offerta e non allontanare lo sguardo da me e dal mio popolo. Ma gli dèi non ascoltano sempre. O forse un dio più potente di Apollo aveva deciso il nostro destino. Ma gli dèi non ascoltano sempre. Ma gli dèi non ascoltano sempre. Già da alcuni anni era giunta notizia che l'esercito greco aveva preso d'assedio la città di Troia, ma nessuno temeva che Troia sarebbe caduta. Tanto alte e spesse erano le sue mura e tanto valorosi i suoi condottieri. Primo tra tutti, Ettore, chiamato dalla sua gente domatore di cavalli. Prima che io nascessi, il re di Troia, Priamo, e mio padre, Brise, avevano sottoscritto la pace e il libero commercio che i nostri popoli esercitavano reciprocamente. Ci dicevano che l'assedio di Troia era dovuto all'amore tra il principe Paride e una fedigraga di Sparta. E invece non era così. 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 Anche se lo capii molto tempo dopo. Era la fame di potere dei greci la causa della guerra di Troia. La stessa fame di potere che spinse i greci a muovere guerra anche a noi.
per noi. La notte della mia paura fu l'inizio di una lunga guerra, di un lungo assedio, che ci fece conoscere anche la fame. Dopo alcuni mesi la scarsità di cibo ci faceva presagire il peggio. Fu un giorno di sole, di primo mattino, che la fine della mia città mi apparve chiara. Dalle mura vedevamo l'esercito greco in fermento. Non capivamo che cosa stesse succedendo, ma ci volle poco tempo a capire. Ad un tratto, sul mare, vedemmo molte navi greche. Trasportavano truppe di soldati richiamati dall'assedio di Troia a sostegno di quelle che già erano sulla nostra terra. E sul mare, in lontananza, vedemmo altre navi, almeno 50, in mezzo alle altre, dalle nere brue, erano le navi dei Mirmidoni. Le navi dei Mirmidoni! Le navi dei Mirmidoni! Le navi dei Mirmidoni! Dopo qualche giorno, dalle mura, vedemmo molti uomini che sospingevano verso la nostra città enormi macchine di legno. Le avevano assemblati sulla spiaggia con i pezzi trasportati dalle navi. Noi non avevamo visto mai niente di simile e non capivamo a cosa sarebbero servite. Quando furono vicini alle nostre mura, non alte e solide come quelle di Troia, con quelle macchine di legno mai viste prima, i soldati greci cominciarono a lanciare pietre enormi sulle nostre mura e grosse palle di fuoco sui portoni di legno. In poco tempo le nostre mura cominciarono a cedere e prima che l'ultimo baluardo crollasse, noi donne e i bambini ci nascondemmo in una torre che era rimasta intatta, che aveva pesanti portoni di bronzo. Poco dopo, il sole cominciò a splendere feroce. In poco tempo, il tanfo dei corpi sudati, degli escrementi dei neonati, del sangue mestruale ci soffocava. Fummo costrette ad uscire dalla torre e tornare nella città, dove i soldati greci e i mirmidoni dalle nere armature facevano razzie, violentavano le donne, uccidevano bestie, bambini. Io tornai nel Tempio di Apollo. Prima ancora di vederlo, io sentì la sua voce. Era il suo agghiacciante grido di battaglia che risuonava intorno alle mura cadute della mia città. E quel giorno udimmo ancora e ancora quel grido di battaglia inumano e orribile, come l'urlo di un lupo. Il grande Achille, il luminoso Achille, simile a un dio e come un dio invincibile. Ma Achille, per la mia gente, fu solo un macellaio. E come un macellaio fa con le bestie, con la sua lancia, Achille trafisse la gola di Minerva, mio marito. Quando avevo appena 17 anni, mio padre mi aveva dato in sposa a lui, perché era il re di Cilicia. Oh, io non lo amavo, ma era un uomo buono. Con la sua spada, Achille uccise anche i miei tre fratelli, che già giacevano a terra, indifesi, feriti, privi di forze, colpendoli furiosamente
uno dopo l'altro e chiamandoli cani! Cani! Quando entrò nella stanza di mio padre, Achille lanciò un grido inumano, rabbioso, terribile, che mi risuona ancora nelle orecchie, perché era furioso di non poter portare a termine il suo massacro. Mio padre si era impiccato pur di non cedere alla sua spada quando entrò nel sacro tempio dove io stavo pregando il dio Achille. Achille si sedette e si placò. Era lotto di sangue, il sangue mi gocciolava anche dai capelli. In tutto quel sangue c'era certamente anche quello dei miei fratelli. Chi sei? Non risposi. Fuori dalle colonne del tempio, vedi fuori all'esterno mia cugina Criseide, figlia di mio zio Crise, sacerdote di Apollo, fratello di mio padre, trascinata chissà dove da due soldati come una bestia dal colore viola. E la mia tunica di lino fu facile per Achille capire che io ero una sacerdotessa di Apollo. Andiamo! Anche le sacerdotesse di Apollo hanno un nome! Non risposi. Poi Achille chiamò le sue nere guardie. Ordinò di portarmi al campo greco, nella sua tenda, senza farmi male. Le guardie mi tenevano per le braccia mentre attraversavamo il campo greco. Avvertivo a tratti più pungente il puzzo di sudore, di sangue raffermo che emanava dai soldati mirmidoni ancora imbrattati di lerciume, già ubriachi, che si vantavano delle loro gesta inumane per aver distrutto una città, ucciso uomini, bambini, aver tratti schiavitù le nostre donne. Mentre passavo, vedevo in qualcuno sacchegni, sguardi perfidi, di ammiccanti, gesti disgustosi verso la mia persona. Ma nessuno avrebbe toccato la preda del loro capo. Nessuno avrebbe toccato la preda del loro capo. Un po' di sparte dall'accampamento c'era una tenda molto più grande delle altre, tenuta in piedi da grossi tronchi di albero. Mi ordinarono di entrare. Le guardie non entrarono all'interno più di un passo. A nessuno era permesso di insozzare la tenda di Achille. Osservai attentamente. Non sembrava la tenda di un soldato. Da un lato c'era un enorme specchio in bronzo, levigatissimo e lucente. Dall'altro un letto molto grande e alle pareti, arazzi finemente tessuti, con immagini bellissime di campi arati, uomini e donne. Non c'erano scene di guerra. Dal lato dello specchio, un po' in disparte, c'era una grande vasca e poco distante un piccolo tavolo con frutta secca e vino e un altro con vesti ripiegate con cura e un'anfora d'olio d'oliva e piccole ampolle di profumo. Le guardie dalla soglia si volsero verso l'esterno e ordinarono di far portare acqua calda. Entrarono alcune ragazze schiave con grossi secchi d'acqua fumante. Riempirono la vasca. Poi le ragazze mi fecero cenno che avrei dovuto lavarmi. Poi uscirono e mi lasciarono sola. Di sicuro
Non avrei potuto fuggire. Io non ne potevo più. Ero disfatta. La mia tunica era strappata. Era sporca. E puzzava. E io anche. Mi spogliai. Mi immersi nella vasca. Non so dire quanto a lungo ci restai. Quando mi rialzai, cercai una veste pulita. Il chitone che c'era sul tavolo era bianco, di lino talmente tessuto così finemente che se visto in controluce era trasparente. Lo indossai. Un'anfora emanava un delicato profumo di unguento di rosa, ma non ne feci uso. Portai alla bocca un pezzetto di fico seccato, masticai a lungo. Era dolce, ma non riuscivo ad ingoiare. Versai del vino in una coppa, mi sembrò imperibile. Ma poi mi costrinsi a buttarlo giù. Forse mi fece bene. Sedetti sulla sponda del letto, con le spalle rivolte verso l'ingresso della tenda. Non so dire quanto tempo restai così. E non so dire dopo quanto tempo sentii i passi pesanti di due uomini avvicinarsi alla tenda e voci maschili con parole volgari entrarono nella tenda schiamazzando con le armi che sbattevano nelle armature. Io non mi voltai. Sentì un fragore. Fu certamente Achille che insieme alla spada e alla lancia aveva gettato da una parte anche il suo scudo che ancora aveva con sé. Dicono che lo scudo di Achille pesasse almeno 100 mine e che nessuno poteva sollevarlo con la stessa leggerezza di Achille. Patroclo e Achille ridevano strafottenti, sguaiati. Io avevo studiato la lingua greca e capivo bene cosa stavano dicendo. Oh, si vantava l'un l'altro del sangue versato, della distruzione della mia città, della mia famiglia. Io avevo paura, aspettavo che da un momento all'altro mi usassero violenza. Di certo Achille non avrebbe permesso a nessuno di abusare della sua preda personale, ma a Patroclo, a quanto avevo sentito dire anche tra la mia gente sulla loro amicizia, forse sì, l'avrebbe permesso. Fu solo quando sentii Achille ordinare in modo perentorio a Patroclo di lasciarmi stare. E intuì che Patroclo avrebbe voluto avvicinarsi a me. Poi ci furono altre risa, qualche schiamazzo, tracannarono altro vino. Io non mi voltai mai. Poi ci fu un silenzio, un lungo silenzio. Forse si baciavano. Sentì i passi pesanti di Patroclo, che usciva dalla tenda. Io, Briseide, principessa di Lirnesso, moglie di Minete, e per questo regina di Cilicia, io, sacerdotessa di Apollo, ero diventata una schiava, la schiava del Pelide Achille.
Non avevo più una terra, non più un tempio, non più affetti. Ero da sola nella tenda del macellaio! 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 Leggermente lo sguardo, vedevo nello specchio il riflesso del suo corpo. Bello era il suo corpo. Il sangue era fermo e il fango lentamente si scioglievano e scendevano dai suoi capelli, sui suoi bicipiti, sulle sue spalle, sul suo petto. Con un piccolo coltello di rame Achille si radeva la poca barba che aveva sul viso. Achille, l'invincibile guerriero che amava il sangue e la battaglia, aveva cura del suo corpo come una ragazza. Si lavò a lungo con molta accuratezza. Immaginavo i suoi capelli tornati biondi. Uscì dall'acqua, io non mi voltai. Lo sentì avvicinarsi a me. Percepivo la sua nudità. Io tremavo di paura e lui se ne accorse. Allora, vuoi dirmi il tuo nome? Io. Tacque. Si era avvicinato, con un dito mi sfiorò il viso, prese una ciocca dei miei capelli, non lo so, che mi farai? Hai paura? Dovrei averne. Poi Achille prese un vassoio d'uvatrezza e vino e me lo porse. Mangia! Poi afferrò un grappolo d'uva e lo mangiò. Io non mi voltai, non presi l'uva. Che ti succede? Il cibo dei greci ti fa schifo? No, greco! Non è il cibo che fa schifo, è tutto il resto! Sì, sei proprio di razza reale, Briseide. Appena sentì il mio nome, io mi voltai all'improvviso perché lui prima mi beffeggiava, perché sapeva perfettamente chi ero. Aveva giocato con me come il gatto con il topo. Mi ero voltata in un attimo che mi parve non avesse mai fine. Percorsi con lo sguardo quel corpo nudo, dalle ginocchia fino alla testa. Mi scontrai con un devastante sguardo color del mare che mi intimorì e mi abbagliò. Mi sembrava lo sguardo di un dio. Poi Achille si lasciò cadere sul letto. Quasi subito cadde un sonno profondo. Ora Achille emanava un odore di buono,
di vita, seduta ai piedi del letto, sentivo anch'io sopraggiungere il sonno. Guardavo il mio padrone, infinito era il suo corpo, nudo. Infinito, infinito era il suo corpo, nudo, il suo corpo, nudo, infinito. Lieve s'adombra il tuo pube, pube, Briseide, Briseide, di un sogno di piccole luci fra la sfera della città che sarà perduta, perduta. E i delfini d'Atlantide, quando tu riderai nel piacere di segrete carezze, e morderai le corde umide del grande cavallo del sole, cantando sottovoce la melodia di un cigno sommerso dalla bellezza infinita del cielo che vive umido. Sera prima, ancora lorde di fango e sangue. Forse fu Apollo a spingermi, ma sentì il desiderio di pulirle. Le armi di Achille erano pesantissime. Dicono che sia stato Efesto stesso a costruirle, adattandole al corpo e alle membra di Achille. E forse era vero quello che dicevano, che sarebbero state smisurate per qualsiasi altro guerriero. Efesto, che per Apollo aveva forgiato l'arco e le frecce d'oro, aveva costruito per Achille anche le armi che avrebbero distrutto la mia famiglia. Con entrambe le mani,
colsi la lancia. Aveva l'asta di frassino, possente, robusta, grande. Nessuno sarebbe stato in grado di maneggiarla in battaglia. Era la stessa lancia che aveva trafitto mio marito. Eppure, nell'acqua della vasca, la lavai. E la sua punta diventò lucente e aveva bagliori che avrebbero impressionato qualsiasi nemico. Raccolsi la spada di bronzo, molto pesante, ma affilata come il piccolo coltello di rame con il quale Achille si radeva. Era la stessa spada che aveva trafitto i miei fratelli. L'impugnatura aveva chiodi d'argento. Nella stessa acqua la lavai e lo deposi nel fodero, anche questo d'argento. Sull'elmo, di metallo molto pesante, era raffigurato Zeus e immagine di lotta tra titani e immortali. Sollevarlo come se fosse di cuoio. Rotolandolo a terra, riuscì ad immergerlo completamente nella vasca. Quando fu pulito e riuscì lentamente ad appoggiarlo verticale, illuminato dalla luce mattutina che filtrava, fu la meraviglia che mi colse. La sua lucentezza diffondeva un chiarore come di luna. Di certo Efesto aveva riempito il suo crogiolo con rame e stagno, ma alla forma circolare della lega aveva aggiunto incisioni e sculture in oro e argento che mai in mano mortale avrebbero potuto fare così belle. In cinque cerchi concentrici Efesto aveva scolpito vigneti, campi arati, danze di giovani nudi, una scena di nozze, una battaglia e molto altro, fino al cerchio centrale più grande, con la terra, il cielo, il mare, il sole, la luna, le costellazioni. Sei molto coraggiosa! Si era svegliato Achille. Avevi la mia spada, perché non mi hai ucciso? Se ti uccidessi, salverei molti uomini. Certo, moltissimi. Allora perché non l'hai fatto? Non risposi. Si era avvicinato. Con un tocco gentile fece cadere le mie vesti. Rimasi nuda davanti a lui. Nudo, mi guardava, sentivo il suo sguardo scivolarmi sul corpo, la mia pelle era percorsa da un brivido. Non mi toccò. Achille si infilò una tunica, andò da suoi soldati. Thank you.
Achille trascorreva le sue giornate insieme ai suoi mirmidoni. Io credo che molto tempo lo passasse nella tenda di Patroclo. La sera poi voleva che mi coricassi con lui. Nuda. Non mi usò mai violenza. Non cercò mai di prendermi. Di tanto in tanto mi passava le sue dita sul viso. Poi annusava i miei capelli. E poi si addormentava. Nudo. Una mattina che il sole era già alto, Achille rientrò nella tenda. Aveva con sé un cesto di frutta fresca. Me lo porse. Si tolse la tunica. Mi offrì da mangiare e del vino. Poi avvicinò la sua bocca alla mia. Era la prima volta che baciavo un greco. Mi afferrò la vita con il suo braccio possente. Mi persi in lui, senza ritorno. E poi la piccola luna genera miele, quasi l'alveare dei tuoi sogni di bambina s'animasse, di un movimento lento e profondo, come il sole che si tuffa nel mare salato. Femminile degli occhi di una cerbiatta in fuga, nell'estasi del profumo delle erbe magiche. Qualche settimana dopo, terminato il saccheggio di Lirnesso, i greci si prepararono a ritornare a Troia per distruggerla e compiere il loro disegno. Li avrebbe guidati Agamennone. Avevo saputo da Achille che era stato Agamennone a prendere in schiava mia cugina Criseide. Sì, Achille era stato proprio lui a prendere in schiava mia cugina Criseide. Anche i mirmidoni poi prepararono le loro 50 navi, ma furono gli ultimi a salpare, e io con loro. Achille li guidò sulle spiagge di Troia, dove fece costruire una nuova tenda, molto più grande e ricca della precedente. C'erano vesti finissime, oli e unguenti profumati per la pelle e cibi sempre freschi e fino. Con me non fu mai crudele. Molte volte mi amò come un marito può amare una moglie. Con me non ebbe mai gesti rudi. Quel guerriero feroce qualche volta era così delicato che con gesti lenti mi toglieva la tunica e poi, con le sue stesse mani, mi rivestiva con olio e profumo, come se prima della pelle volesse accarezzare i miei pensieri, liberarmi dai ricordi, sgonfiare le mie preoccupazioni. Poi mi prendeva con la sua potenza di maschio e io mi chiedevo se mai prima di allora avessi veramente amato
il corpo di un uomo. Dalle spiagge di Troia, nel campo dei Greci, io ero libera di entrare e uscire dalla tenda quando volevo. Nessuno avrebbe osato toccarmi. Sentivo spesso i soldati parlare. Nessuno credeva che la causa di tante morti fosse la storia di una bella spartana e di un principe troiano. Il rapimento di Elena era stato il pretesto e la scintilla per accendere la guerra. In verità, la Grecia voleva conquistare l'Ellesponto, dove Troia, con un porto naturale protetto, pretendeva pedaggi per la sosta e per attraversare lo stretto verso il mare interno. Achille lo sapeva e poco gli importava di Paride, Elena. Quello che voleva era onorare il giuramento di fedeltà alla Grecia e al suo re Agamennone, anche se tra loro non correva buon sangue. Di rado partecipava alle incursioni, ma la sua presenza era sempre decisiva per le sorti della battaglia. Io ero gelosa di Patroclo. Ma poi Achille tornava sempre da me. Ero io che lavavo le sue armi e il suo corpo dopo le battaglie. Poi lui si stendeva sul letto e io con l'olio massaggiavo i suoi muscoli. Spesso si addormentava. Quando dormiva, lo guardavo a lungo, tra le ombre, dei solchi e dei rilievi delle sue spalle. Mi sembrava di vedere le forme che Efesto aveva scolpito sullo scudo. Sul suo corpo quelle forme prendevano vita. Sulla sua pelle ambrata io immaginavo vigneti e alberi di ulivo e navi sul mare e danze aggraziate di uomini e donne vestiti solo di veli e cieli, e poi il sole e la luna, alla cui luce tenue anch'io mi addormentavo. Allora sul tallone del piede destro a Achille aveva una piccola macchia, poco più chiara del colore della sua pelle, come l'impronta di una piccola mano. Una volta lo accarezzai proprio in quel punto e lui si svegliò di soprassalto, era quasi impaurito. E gli promisi che non gli avrei più toccato quel piede. E lui mi abbracciò, mi tenne stretta in quell'abbraccio, mi amò. In quelle notti in cui Achille mi abbracciava io sentivo solo un grande silenzio intorno. Scomparivano anche le voci dell'accampamento e i pensieri. Allora le mie dita scorrevano sulle linee rotonde dei suoi muscoli, fino ai suoi fianchi, fino al suo ventre, dove al tocco delle mie dita sotto la pelle sentivo scatenarsi le correnti del suo sangue. Tapri, 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 tapri.
Sei anfora, 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 conchiglia, chiglia di nave che fende le onde e va, e va, e va, e va, e va, verso il promontorio delle stelle perse in ogni attimo in cui non c'è amore o passione, 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 passione. Poi restava solo il nostro intimo annusarci. Dopo l'amore, qualche volta nel suo sonno, qualche raggio smarrito della luna gli scopriva il volto. Poi cadde tra noi un giorno funesto, come una freccia impietosa. E da quel giorno il tempo si trasformò. Quella mattina Achille rientrò nella tenda furibondo. Lo vidi raccogliere le sue armi, il suo elmo, il suo scudo. Mi guardò in un modo che non avevo mai visto prima. Uscì dalla tenda, gettò un grido sovrumano, terribile. Sovrumano, terribile! I mirmidoni, potenti guerrieri, si raccolsero intorno a lui come fossero cagnolini. Ordinò di smontare il campo, ordinò di preparare le navi, ordinò di partire entro 2 giorni. Sedette su una pietra sulla spiaggia, armato, rimase così, immobile. Per 2 giorni, il terzo giorno, Achille e i mirmidoni partirono. Quando si voltò verso di me, per l'ultima volta, con una lacrima che gli solcava una guancia, compresi che mi stava lasciando, fu il suo sguardo a spaccarmi in 2 pezzi sull'istante. A spaccarmi in 2 pezzi sull'istante e bruciarmi! Fu Patroclo a dirmi che i 6 soldati di Agamennone sarebbero venuti a prendere. Per ordine di Apollo, Agamennone aveva restituito Criseide a suo padre. Questa era la condizione posta dal Dio per porre fine a una pestilenza che decimava gli uomini nel campo greco. Oh, Agamennone, mai sazio, restituì Criseide a suo padre, ma volle me. In cambio, per la seconda volta, venivo fatta schiava. Per la seconda volta, venivo fatta schiava! Achille, profondamente offeso, se n'era andato, dichiarando che per quell'affronto di Agamennone non avrebbe più preso parte alla guerra. Ma la guerra senza Achille non produceva alcun risultato. Nelle battaglie molti soldati troiani e molti greci morivano e Troia non cadeva. Qualche mese dopo seppi che una parte delle navi dei mirmidoni era raggruppata nel porto naturale della vicina isola di Teneto, altre invece erano rimaste alla fonda. Achille seguiva da lontano la guerra di Troia. Dalle spiagge di Troia i suoi messaggeri su agili barche gli portavano continuamente notizie. Di certo Achille era profondamente arrabbiato e era sordo alle continue offerte che Agamennone gli faceva pur di farlo tornare a combattere. Sentivo spesso i fedelissimi di Agamennone parlare. Una volta ho udito che a Achille erano stati offerti 20 lebetti di bronzo e 7 tripodi di uguale peso e misura e 10 talenti d'oro e 12 cavalli e poi fanciulle di incantevole bellezza di Lesbo e finanche di sposa, una delle 3 figlie di Agamennone, la primogenita, Ifigenia.
Ma niente, niente era soddisfacente per l'infinito orgoglio di Achille. L'infinito orgoglio di Achille! Strappato con la forza suo malgrado, mi disse: Achille ti chiama sposa diletta e dice di amarti con tutto il cuore, benché tu sia stata una schiava di guerra. Neanche un bacio avevo potuto dare ad Achille per salutarlo. Abbracciai padre e piansi tra le sue braccia. Anche padre pianse, anche lui, fortissimo e temuto guerriero. Forse piangeva più per la disperazione di Achille che per la mia. Ma Patroclo mi voleva bene. Una volta me l'aveva detto e io lo avevo abbracciato come si abbraccia con trasporto sincero un amico. O forse per l'affetto che provavo per l'uomo che amava mio marito quanto io stessa l'amassi. La pelle di Patroclo non era liscia come quella di Achille. Innumerevoli cicatrici segnavano le sue spalle, le sue braccia erano ruvide. Provai per lui profonda tenerezza. Lo baciai. Mai mi mancò di rispetto. Mai mi mancò di rispetto. Un anno intero restai con Agamennone, volgare e brutale. L'irato mi voleva, ma di violenza ogni volta si trattava. La guerra di Troia era così giunta al decimo anno, e da un anno Achille trascorreva il suo tempo ritto sulla prua della sua nave, immobile, ad osservare l'impotenza dell'esercito greco verso la resistenza della città. Fu in quel momento che Agamennone giurò ad Achille di non avermi mai toccato e gli offrì di restituirmi a lui. Achille non tornò subito. Si rivolse a Teti, sua madre, la quale pose ad Achille la scelta del suo destino: o una vita lunga e tranquilla e la scomparsa del suo nome dalla storia degli uomini, oppure una vita di gloria, ma molto breve. Non so ancora se la decisione di Achille fu dovuta a riavere me, oppure fu abbagliato dalla gloria che avrebbe circondato il suo nome nei secoli a venire. Io so soltanto che da quel giorno Achille cominciò a camminare con la morte a fianco. Sei tornato per me,
sbagliato. Non volle dirmi di amarmi. Allora forse quella volta, mentre nel mio pianto con Patroclo c'era il dolore, forse nel pianto di Achille c'era solo rabbia. Dopo però, lui mi abbracciò come una volta e io ritrovai quel corpo infinito. Infinito! Infinito! È il suo corpo nudo! Il suo corpo nudo! Infinito! Quella felicità durò poco, perché poi venne il peggiore dei giorni. Sotto le mura di Troia, l'esercito greco si scontrava con l'esercito troiano, comandato dal migliore dei guerrieri, Ettore. Patroclo volle emulare Achille, indossò un'armatura che lo rendeva simile a lui e nel furore della battaglia cercò Ettore per ucciderlo. Ma Ettore dalla sua bica lo colpì e lo trapassò con la sua lancia. Oh, terribile fu l'urlo di Achille alla notizia e terribile la sua voce e la sua ira quando corse nel campo di battaglia per riprendere il corpo di Patroclo. Quando i troiani si accorsero della presenza di Achille e udirono le sue urla terribili, fuggirono in preda al terrore all'interno delle mura della città. La morte di Patroclo segnò la fine della nostra storia. L'inizio della nostra fine! L'inizio della nostra fine fu Achille stesso, sconvolto dal dolore, ad organizzare i giochi in onore di Patroclo, gli stessi giochi in uso a Olimpia che si sarebbero svolti dopo la cerimonia funebre e dove si sarebbero cimentati i migliori guerrieri greci e mirmidoni. Fu Achille stesso ad erigere l'enorme pira per il corpo di Patroclo e a scegliere le offerte per gli dèi che lo avrebbero accompagnato tra le loro braccia. Scelse alcune pecore, altri animali, olio, miele, 4 cavalli, 2 cani. Fu ancora lui stesso a scegliere 3 monete e a sistemarle sul cadavere di Patroclo, una sotto la lingua e una per ciascun occhio. Ma prima di accendere il rogo, Achille doveva sfogare la sua ira e consumare la sua vendetta con chi aveva ucciso il suo fratello, il suo fedele amico, il fidato consigliere, da sempre amatissimo compagno della sua vita. Indossò la sua panoplia, scelse i suoi cavalli migliori per la biga e da solo, sollevando una nuvola di polvere con i cavalli al galoppo, si diresse sotto le mura di Troia. Sotto le mura Achille invocò a gran voce Ettore e Ettore uscì in campo aperto. Ettore! Ettore! Il duello durò poco. Una lotta tra eroi di pari valore. Ettore era ben protetto dalla sua armatura, ma c'era una fissura dove le clavicole dividevano le spalle dalla gola e dal collo. Fu proprio lì che Achille lo colpì con la sua lancia. Ettore cadde nella polvere. Non ancora soddisfatto, Achille volle infierire ancora su quel corpo, forò i tendini dei talloni di Ettore,
ci passò una fune, e quando fu sicuro che dalle mura i troiani potevano vedere quello scempio, legò la corda alla biga e trascinò quel corpo nella polvere, portandolo nel campo greco, e lo sistemò sotto la pira di Patroclo. Non ancora soddisfatto, Achille scelse tra i prigionieri troiani 12 tra i più giovani da sacrificare ancora vivi sulla pira insieme agli altri offerte agli dèi. Quel giorno di orrore che avrebbe turbato anche gli dèi stava per chiudersi. Achille salì sulla pira, con la sua spada affilata, si recise i capelli e li mise tra le mani del suo amico morto. Patroclo e Achille, come se fossero ancora confusi e stretti, in un unico corpo, per l'ultimo abbraccio terreno, ma per l'eternità. Poi Achille prese la torcia, con le lacrime agli occhi, accese il rombo, le fiamme si alzarono altissime, il fumo nero che saliva oscurava il cielo, l'odore orribile di bestie e corpi umani che bruciavano con strazianti grida di dolore si diffondeva nel campo e non faceva respirare. Eppure, io non mi stancai mai dal fianco di Achille, il macellaio. E insieme abbiamo pianto la morte di Patroclo. Insieme rimanemmo un giorno intero, fin quando la pira non fu quasi del tutto spenta e Achille dette ordine di spengere le ultime braccia con vino bianco per raccogliere le bianche ossa di Patroclo in un'urna d'oro. Achille rispose che la sua morte, le sue ossa, fossero riposte nella stessa urna affinché lui e Patroclo rimanessero una cosa sola, ceneri dell'uno tra le ceneri dell'altro. Poco distante da noi, lo strazio del corpo di Ettore, orribilmente martoriato. Iniziarono i giochi olimpionici del campo di Mirmidone. Achille restava seduto nella sua tenda, con a fianco l'urna d'oro, con i resti di Patroclo, a fissare il corpo di Ettore che cominciava a decomporsi. Gli occhi di Achille erano sempre gonfi di pianto, se provava ad avvicinarlo, a carezzarlo. Lui non mi scacciava, ma non rispondeva alle mie carezze. Figura ricurva di uomo incappucciato entrò nella tenda
incomprensibilmente aveva eluso le sentinelle e nessun soldato si era accorto di questa presenza. Enorme fu lo stupore di Achille e anche il mio quando, alla luce delle torce, vedemmo la faccia di Priamo, il re di Troia. Questo vecchio re si inginocchiò ai piedi di Achille e lo supplicò di restituirgli il corpo di Ettore. Questo era lo scopo per cui Priamo, con estremo coraggio, era venuto nel campo dei Greci per pietarsi umilmente davanti a colui che aveva ucciso il suo figlio più caro e riavere il suo corpo per tributargli gli onori funebri. Pianse Priamo, pianse a lungo con tutto il dolore che può provare un padre. Ma parlava con Achille con la dignità di un re. Qualcosa si smosse nel cuore del macellaio Achille. Achille si alzò in piedi, porse il suo braccio a Priamo per farlo rialzare. Sarà così come vuoi, vecchio re Priamo. Ti restituirò tuo figlio e sospenderò la battaglia per tutto il tempo che ti occorrerà per i solenni funerali. Così parlò e posò la sua mano sulla mano destra del vecchio perché non avesse più timore nell'animo. A Priamo fu data una tenda per il riposo. Poi Achille si dispose sul letto, si distese e io mi stesi accanto a lui. Quella fu l'ultima volta che passammo insieme. La mattina seguente, sistemato il corpo di Ettore sopra un carro, Achille chiamò in disparte me e il vecchio re Priamo. Portala con te. Da oggi lei è una troiana libera. Poi mi guardò. E quella fu l'ultima volta che il suo sguardo color del mare mi appagliò. Tu vai con lui a Troia, tra la tua gente. Non sei più la mia sposa, sei libera. La sua sposa dunque, così mi aveva detto Patroclo quella volta. Ma lui a me, nemmeno nelle nostre più profonde intimità, così non mi aveva mai chiamato. Non potevo più parlare, non mi uscivano le parole. Lasciare Achille, un pensiero mai sfiorato. Ma Achille aveva deciso. Rientrò nella sua tenda. Non lo avrei rivisto mai più, mai più. Poco dopo il mio arrivo a Troia iniziò per me un fastidio ai capezzoli e gonfiore, tensione al seno. Facilmente mi stancavo e molto mangiavo e vomitavo. Non avevo mai detto ad Achille che aspettavo un bambino. Agamennone gli aveva mentito. Poco prima di restituirmi mi aveva poi violentato di nuovo e mi aveva messo incinta. Gli dèi vollero che questo Achille non lo sapesse mai. A Troia attendevamo la fine. Fu Ulisse a inventare la fine di quella guerra infinita. Ulisse ordinò a Peio di costruire un gigantesco cavallo di legno.
fingendo di cessare la guerra e ritornare in patria. Lo offrirono in dono a Troia. Fu allora che apparve Cassandra, la figlia di Priamo, a cui gli dèi avevano inflitto la fortuna di leggere il futuro. E la pena di non essere mai creduta. Nei suoi occhi già bruciava Troia. Nelle alte fiamme della rovina. Le navi greche salparono. Ma si nascosero dietro l'isola di Tenedo. Fu accolto il cavallo all'interno delle mura di Troia. E nella notte dalla sua pancia uscirono alcuni soldati. Quello che avvenne dopo della città di Troia. Io non ho più cuore di dire. Io non ho più cuore di dire. Forse fu Apollo, nascosto dietro le nuvole, a scagliare la freccia mortale. O forse Apollo guidò soltanto la freccia di Paride, quando colpì Achille in quel piede, dove quella volta non volle che io lo toccassi. Temetti di perdere il bambino che sentivo crescere in me, che io volevo, anche se non era il figlio di Achille. La vecchia regina Ecuba fu fatta schiava di Ulisse. Cassandra la prese Agamennone. Andromaca, moglie di Ettore, dopo averle ucciso orribilmente il figlioletto Astianatte, divenne schiava di Neottolemo, il figlio che Achille aveva avuto dalla principessa Deidamia. La presunta causa della guerra, la cagnetta Elena, fu ricondotta a Sparta. Quando i greci partirono, non mi portarono con loro, ma non mi fecero alcun male. Nessun greco avrebbe toccato la sposa di Achille, anche se era morto. Mi lasciarono da sola. Mentre guardavo le loro navi sparire sul mare dietro di me, le rovine di Troia bruciavano ancora. Mi rifugiai nella capanna di un pastore, sulle rive del mare, dove nacque Aleso. Aleso, mio figlio, rimase con me alcuni anni, poi Agamennone lo volle con sé e io non ne seppi più nulla. Nelle lunghe notti insonni, il vecchio pastore, prima di morire, con pelli di capretto e piccole sfere di metallo, costruì per me uno strumento che riproduceva il suono del nostro mare. Così potrai ascoltare ancora la musica delle onde del tuo mare di Lirnesso, mi disse. Ora, non lo so quanti anni ho, trascorro il mio tempo nel ricordo di un tempo passato. Chiudo gli occhi, ascolto il mare. E dentro me c'è Achille,
lo porto in me nudo come nessuno lo ha mai avuto, come la prima volta che lo vidi davanti a me, in piedi nella tenda, ad offrirmi la potenza del suo corpo, mentre guardava la mia pelle candida. Nel nostro letto del riposo, del gioco, dell'amore, io lo sento respirare ancora. Io ho conosciuto Achille come nessun cuore sa, come nessuna storia lo ricorderà, come forse nemmeno lui stesso si conosceva. Così lo ricordo e lo penso, ogni volta nudo, di infinite nudità. Achille è ancora la fiamma che mi toglie il sonno, che due dita unte non basteranno a spegnere, perché attraverso il suo corpo dentro di me io sentivo lo scorrere del fiume e il muoversi degli oceani. Tra tutti i miei ricordi di orrore e di dolore, niente mi tiene il corpo, la mente e il cuore in modo profondo come la sua presenza. Nella storia del mondo tutti parleranno delle gesta degli eroi di Troia e di Grecia. Nessuno si ricorderà di Briseide. Semmai qualcuno volesse raccontare la mia storia, non si dica che ho amato il carnefice della mia famiglia, si dica che quello che è successo a Briseide, ad Achille, sfuggiva a qualsiasi ragionamento umano e che la nostra era un'anima sola che non accettava nessuna disciplina. Si dica che non è il volere degli dèi quello che succede agli uomini e che per tutti i popoli, di qualsiasi colore o provenienza, è solo l'amore per portare la felicità, qualsiasi sia il genere che un uomo o una donna ha. A Troia accolsi una piccola pergamena annerita dal fumo. Proveniva da Lesbo, scritta con le proprie mani da Sappho. È così e mi rivolgo ogni notte al mio Achille. Rapita nello specchio dei tuoi occhi, respiro il tuo respiro e vivo.
abbiamo... vi vedo. Noi abbiamo un gruppo di maestranze enorme. Abbiamo un trovarobe, un tecnico, abbiamo un manovale, abbiamo uno che fa tutto, più rifacchi. E poi volevo ringraziare Alessandro Scarpellini che è da qualche parte seduto in mezzo a voi, che è l'autore. Poesie di cui mi ha fatto dono, io non finirò mai di ringraziarlo, e che sono state interpretate da Marina Moulopoulos, che stasera è impegnata in un concerto e quindi con noi non può esserci. Soprattutto grazie a voi, perché se noi possiamo ripartire lo dobbiamo soltanto a voi. Grazie.